Felicemente abbiamo ricevuto questa notizia da parte della Giunta regionale del finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per la delocalizzazione della centrale elettrica d'Aragona. È una vittoria del comitato di quartiere, perché è il comitato da anni che insegue questo obiettivo. Abbiamo fatto un gioco di squadra con la regione, è una vera, diciamo, un inizio di partecipazione democratica dove i cittadini hanno manifestato questo interesse rilevante perché riguarda la salute e riguarda l'aspetto anche urbanistico di un quartiere letteralmente abbandonato. E quindi questo gioco di squadra ha funzionato. Il primo tempo si è concluso felicemente e adesso però c'è da fare il secondo tempo. Il secondo tempo qual è? È quello, diciamo, della realizzazione dell'intervento. In questo siamo fiduciosi perché la Regione Abruzzo ha nominato come ente, diciamo, gestore del provvedimento la provincia. Perché? Perché il comune di Teramo evidentemente ha manifestato in passato qualche difficoltà in ordine alla gestione dei progetti. Vedasi il progetto Quartiere Cona che non è stato realizzato pur avendo disponibili 5 milioni. Ci spiace per il comune di Teramo che non abbia partecipato a questo incontro, nel senso come amico piuttosto che come contendente. Noi non vogliamo creare polemiche assolutamente con il sindaco, nemmeno lui però lo deve fare.